Brella a tutti ragazzi e benvenuti sul vostro Mighty Mars. Oggi siamo su Legion of Keeper. E in realtà avevo detto che facevo solamente un po' di gameplay, però sono arrivato all'ultima tappa della mappa, quante P, e volevo vedere un po' com'è. Ho visto anche che ci sono altri tre boss con altre, diciamo, oltre a quelle dello schiavista, altre due mappe di diverse. Non so, poi alla fine forse ci sarà qualche mosso diverso, qualcosa di diverso c'è sicuramente, però penso che poi la meccanica del gioco sia l'identica. Qui abbiamo l'incantatrice e abbiamo anche l'ingegnere oltre al nostro schiavista. Quindi magari un altro gameplay, così tanto per vedere qualcosina. Qui ho già fatto praticamente una tappa, però io oggi volevo farvi vedere, insomma, il livello 5, che dovrebbe essere l'ultimo, almeno che non apre qualcos'altro poi di nascosto. Qui abbiamo la ricompensa, che è questo pugnale di Caino, i mossi che applicano sanguinamento, applicano due cumuli di sanguinamento in più. Ok, e più noi partiamo con questi mostri qua, con queste trappole qui, e più con questo artefatto che è il manto blasfemo, da 50% di chance di applicare congelamento con i mostri che infliggono morale. Poi possiamo anche personalizzare la partita. Io direi qui di lasciarlo così, sarebbe livello medio, però io voglio mettere il guadagno più in oro, perché non basta mai, e un pochino più di vita del master, perché ne ha veramente poca. Durante la partita normale, motivazione normale. Proviamolo così. Quindi una via di mezzo tra facile e normale. Qua alla promozione sceglierei lui, che fa danno da ghiaccio, però ha un pochino più di punti vita e un pochino più di resistenza. Questi durano 3 secondi. Allora, vediamo un attimino. Abbiamo questi. Questo è uno raro, quindi vabbè, lo lasciamo sul secondo posto. E partono da livello 2. Soldi, noi ne abbiamo una ceppa come al solito. Ingegnere, mercante. E qui in realtà non dovrei fare niente, perché non è che potrei spendere. Meno 45 di morale. Vabbè, potenziamo questo, va. Tanto per spendere un po' di quattrini. Professionista, il Boshi ha offerto i suoi servizi a un costo molto ragionevole. Io non ho niente. Ah, mi dà. E pago, e io pago. Evento, dammi dei soldi. Paga 100. Allora, questo mentre spolverava ha liberato delle ragnatele. Ah, per sbaglio ha svegliato la regina. Paga, anche qua devo pagare. E paga. Ho finito i soldini, eh. La son di pagare tutti qua. Ringrazio, mi do un livello gratis, grazie a Soreta. Qui possiamo fare roccaforte, grotte ghiacciate, difficoltà normale, normale, difficile. A me mi serve oro, a me mi serve oro. 163, 227, però te la mette difficile. Da tutti e tre il Movastova. Il Movastova. Allora noi facciamo quella difficile per il Mofstova. Qui mettiamo Ragnar. Mettiamo Madonna istroiai. Questi durano 3 secondi netti. Questo fa danno da morale. Questo cosa fa? Danno da morale? Non voglio usare il bovale. Mamma mia. Questo è come no, quel livello 4 già, eh.
Qui come non averci messo niente. Non la vedo molto molto tranquilla. Mi sa che duriamo poco, ragazzi. Il gameplay sarà corto. Zugo Zago, qua. Zigo Zago. Mettiamo nel mezzo che forse c'è un pochino più. Sì. Lei c'ha 90, no, questa è la velocità, l'armatura. Non si dà. Dov'è l'armatura? Non lo so, comunque li mettiamo così. Col Kezam, col Kezam. Braccio conciato, 60 di danno, 12 di ghiaccio e morale, bim bim babam, ma io il morale non me frego. Nulla gli ha levato, ma sei matto? Non gli ha levato nulla, aiuto! Madonna, come sono scarsi! Porca boia! E ci fanno fuori subito! Ma subito! Però fa così. Cioè, più forte lui di questi due sciabigotti qua. Arbrodo, chi è? Rah. Mamma. Ui, è scoppiato. Basta, suona la tromba. Intimidazione. Proviamo a dare la furia a lui. Magari. Uno è fuggito. La vedo. Non la vedo proprio. Non la vedo proprio. Il problema è quello. Guarda che non la vedo proprio. Muore. Arrivederci. Questo mette un po' di paura. Oddio, però di morale sono bassini, eh. Mi converrebbe far questo. Che forse se la scappano. Puntiamo sul morale a questo punto. Morale. 12 di morale, 38. Ah, l'ho anche stordito, bravo. Trasforma tutti i mostri scheletri. No, aspetta un attimo. Abbi un attimo di fiducia. Vabbè, hanno perso comunque, dai. Questo è stordito. E morale, 11 morale, 22 morale. Ciao ciao, sono scappati. Allora. Lui il pifferaio magico? No, prendo lo scienziato. Lo scienziato pezzo. E poi vediamo un po' casini, feriti, morti, sepolti. Lui però a livello 2, sono tutti livello 2. Questo è stato carino. Io farei anche così. E lui in realtà ha fatto quello che non pensavo. Lui chi è? Che non mi viene in mente. Vabbè, lasciamo così per il momento. Anzi, io quelli li venderei pure perché non è che hanno fatto un gran figurone. Vuoi sacrificare una tua per fare vedere bra bim brum bra più 5 a tutte le esistenze del master. Ma fisso sarebbe buono, però lui non se lo merita, poverino. Si è comportato bene. Addestratore, no, esattore. Questi vampiri in giacca e cravatta sono qui per riscuotere le tasse. Potrebbero offrirti persino un compenso in denaro o l'esenzione delle tasse in cambio di raccolta di sangue. 480 di vita in meno. Ah, quindi devo pagare per forza. Ma quindi cosa mi ha levato?
No, cosa non l'ho capito. Viaggio d'affari. 205, però lui si blocca per 5 settimane. 14. Pompone da cheerleader, ragazzi, non lo prendete perché praticamente aumenta la vita del primo gruppo, ma non vi fa mettere il secondo gruppo. Quindi è veramente un casino. Questo sarebbe buono, ma lui lo vorrei usare. Quante settimane? 8. 8 settimane, e lui è uno di quelli che vorrei usare, però vabbè, sacrifichiamolo, blocchiamolo. Corso, a chi lo fai il corso? A lui. Paghiamo. Avventuriero, mostro artefatto. Un artefatto mi serve, però ci dà meno oro. Sì, dai, preferisco lui. Mi serve un artefatto. E ritornano in gara loro allora. Vai, la schifezza della schifezza. Artefatto. Non li volevo. Mettiamo questo qui e questo qua, che non faranno niente, però vabbè. L5 e 4. Mettiti qua, mettiti qui e te mettiti qua. Ci mancano i tank, quelli che si beccano tutti i colpi. Che sono un po' più resistenti. Non li abbiamo. Grande! Danno d'aria, più sanguinamento, morale. Oh. Poi lui c'ha queste tossine che sono carine. Però crepa tipo subito. Tu resisti, almeno un altro. Ecco, no. 30 danno fisico più congelamento 4. 40 ghiaccio, bersaglio facile 5. Rallentamento. Abbiamo rallentamento. La vedo un pochino peggio a sto giro. Se non guadagniamo velocemente ci fanno neri. Questo è già morto. Non tempo a fa niente. Mamma mia. Ci sono loro, possiamo fare furia, intimidazione. Facciamo furia. Loro fanno un pochino più di danno. Congelamento, ipotermia. Demoralizzata, facciamo congelamento, dovrebbe levare, leva un bel po'. Già morto? Ok, lui ha trasformato in. No, trasforma tutti? No, aspetta un attimo. Ok, uno è andato. Fendente con la possibilità di stordire, vediamo. Ah, stordire. Bravo. Ma non leva niente però lui, cioè è utile ma non leva niente. Niente. Dai, ciao. Il tuo colpo pure te. E io potrei anche trasformare tutti i scheletri volendo. Ah, è morta. Ci abbiamo fatto abbastanza tranquillamente invece. Si fa la ricatrame, gli eroi con l'effetto ustione perdono 30 di velocità, i mostri in prima linea perdono meno 50 di velocità, ma la vita massima aumenta di 50. Io non so se 50 è tanto, però. Il danno da ghiaccio viene calcolato contro resistenza al fuoco, se è minore la resistenza del ghiaccio. Non ho capito.
più 50, ah, 50% di vita. Cavolo. Vabbè, io prenderei questo. 50% di vita mi sembra tantino. Sembra tantino, mi sembra. Questa la mettiamo qua. A curarsi, questa a curarsi. Mi servirebbero mostrilli nuovi perché. Io vorrei. Posso curare qualcuno? Meno 20. Ma ho curato qualcuno? No. Non capisco che serve la. La palestra. Il responsabile. Vuole vendere sotto banco un cambio di qualche moneta d'oro. Che cos'è? Per 62 compro, penso sia una trappola. Sia chap! Paga, gli aumenta il livello. Qui possiamo vendere qualcuno di non utile, ma non è il caso. Facciamo l'evento. Una strana fiaschetta, dovrebbe aumentare il livello, più uno. Vediamo se gliel'ha aumentato però. Sì. Bene, bene. Campione, siamo già al campione. Se la vinciamo ci dà da 2,93 a 390 monete più un mosso raro, che non sarebbe male. Loro devono rientrare in campo per forza. Io però farei così, mettere i livelli 3 di qua, perché così almeno qualche botterella in più se la sono prese, leggermente più deboli. Cerco sempre di fare il secondo gruppo più forte. Allora che livello sono? 5, 5, 6. Mettiamo questo che è il livello 2, gli dà un po' di veleno. Mamma mia, bruttissimo sta cosa. Non c'è uno che difenda. Anzi, io lo voglio mettere nel mezzo che l'altra volta c'è stato bene nel mezzo. Ah, gli dà debolezza, non veleno. La debolezza al veleno. Non gli fa niente. Toh. Voglio dare un po' di incubi. E ciao. Intimidazione. Peccato che lui di intimidazione non fa niente, di che è pure brutto. Ah no, ce l'ha questo. Ce l'ha. Poca roba. Però a lui sarà un casino da tirare giù perché. A parte non mi conviene nemmeno. E questo è quasi morto. Non la vedo semplice. Oh, uno è andato. Meno 46 di morale però è tanto. Lui forse se la scappa. Trasforma, no? Dovrebbe andare via sto giro. No, e non perde il morale. Vale. Morale
Molto molto. Morirà, eh. Io la trasformo tutti. Così riprendono vita. E lui ha più basso il morale. C'è la freccia avvelenata e non ce la fanno comunque. Anche perché la freccia l'era abbastanza. No, non ce la fa. Ciao 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 ciao. Ho detto, già ciao, ci credi? Allora ragazzi, siamo alla settimana 43. Ho saltato un po' di combattimenti perché poi alla fine sono tutti uguali. Vediamo se riusciamo a battere l'ultimo. Difficoltà massima, ricompensa, un mostro raro. Non so dopo cosa accade perché, diciamo, le tappe della mappa sono finite. Quindi noi mettiamo in campo i migliori che abbiamo, livello 3 e livello 4. Speriamo che bastino. Io ho paura di no. Però il boss nostro non ha mai combattuto finora. Vediamo in bene e vediamo cosa va a succedere. Che purtroppo non c'è nessuno che possa tenere, diciamo, non c'è nessun tank purtroppo, forse lui un pochino di difesa ha in più, ma non neanche più di tanto. Speriamo. Ipotermia, congelato. Un po' di veleno a tutti. Ed è pure immune. Non è andato. Mamma mia, non fa proprio niente. Ok, non abbiamo levato praticamente nulla. Ottimo, direi. Allora diamo un po' di furia, sperando che lui combini qualcosa. E l'eroe d'oro sta beccando un sacco di danni. Ripete 35% di danno subito. Ma non è una bella cosa. Qui recuperano. Minchia, anche tanto recuperano però. Non va bene. E comunque riflette un sacco di danno questo. E lui ci dà questa alternativa qui che forse ci salva. Morirai prima o poi, eh? E potete trasformare lui. Stai scemando.
se posso trasformarmi, recupero un po' di vita. Vado ad ammazzare lui. Mamma mia. Ok. Ah ah! Sei trasformato. E ciao. Non sono neanche arrivati dal boss, grazie a lui. Quindi noi qua abbiamo concluso. Prendiamo i nostri punti, livello 11. E adesso? Ma io non lo voglio di fare, mi scusino. Finita? Così? Ma non c'è senso, scusa, è tutto questo ambaradan che non ho sviluppato? Non ho capito. Cioè, è finita così. Con questi 5 obiettivi. Pensavo mi sbloccasse qualcosa di alternativo. Va bene ragazzi, comunque direi di concludere qua. Poi se volete al massimo un altro gameplay sull'incantatrice o sull'ingegnere, me lo dite, me lo fate sapere nei commenti. Oppure se è vero una certa partecipazione comunque porta avanti il gameplay, ma vi dico che le dinamiche più o meno sono quelle, il gioco è questo. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!